Diamo inizio a questa seduta. Come sapete, quando c'è un giudice che se ne va, l'udienza dedica la prima parte di se medesima al saluto del giudice che se ne va. Questa volta quello che se ne va sono io e quindi siete costretti a salutare me, in effetti. E secondo le regole di questo tipo, naturalmente l'udienza sarà sospesa al termine del saluto, dopo le brevi parole di ringraziamento del salutato, e dopo un breve intervallo riprenderà presieduta dalla vicepresidente anziana, alla quale do ora la parola. Perché sempre in base alle regole tocca a lei salutare quello che se ne va, o quella, in questo caso quello. Grazie Presidente. Sì, in effetti spetta a me, grazie, in qualità di giudice decano del Collegio, porgere il saluto della Corte Costituzionale al Presidente Giuliano Amato, il cui mandato scadrà fra qualche giorno. Capirete che parlare di Giuliano Amato significa attraversare la storia recente dell'Italia repubblicana e significa cogliere, seguendo il suo percorso che si è svolto in innumerevoli sedi accademiche e istituzionali, lo spirito del cambiamento nel consolidarsi della democrazia. In questo percorso mi piace subito dire che la storia nazionale si intreccia con l'Europa. E nella prolusione tenuta all'Università Sapienza per l'inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019 ha descritto, e queste sono le sue parole, il canto e controcanto che risuona nelle riforme dei trattati. Ha misurato il passo lento dell'integrazione e rafforzato la tenacia di quanti vogliono proseguire verso nuovi obiettivi per svegliare soprattutto le coscienze dei giovani. Per questo saluto, per la necessaria ritualità che si accompagna alle emozioni, mi serve qualche minuto in più del solito, quindi vi prego di perdonarmi per questo qualche minuto in più che vi prenderò, perché credo che non si debba avere paura delle emozioni che, come ha scritto Martha Nussbaum, sono potenziali alleate se non elementi costitutivi della discussione razionale. Perlomeno alcune emozioni, quelle intelligenti, come lei le definisce, e dunque non sospette. Fra queste si fa sentire ora, nel saluto dei giudici costituzionali, solo per il tramite della mia voce, ma il saluto è collegiale, la tristezza del distacco. Un'emozione intelligente perché appunto fa nascere l'impegno di tutti noi a dare continuità al suo insegnamento come giudice e come presidente. Sentiremo, sono convinta che i miei colleghi saranno d'accordo con me, sentiremo risuonare nella Camera di Consiglio il suo insomma e ci ricorderemo che ha pronunciato molto spesso questa parola dopo un lungo silenzio, dopo aver ascoltato le opinioni di tutti e averle condotte a unità. Ecco, io credo che quell'armonia del dopo insomma non debba essere dispersa, ma debba essere coltivata per accrescere sempre più l'autorevolezza della Corte. E nemmeno potremmo disperdere il suo contributo discreto, ma insieme incisivo, il suo modo di filtrare una conoscenza profonda delle istituzioni per trasformarla in proposte equilibrate e nella ricerca di soluzioni. Parlamentare per 5 legislature, 2 volte Ministro del Tesoro, anche Ministro degli Interni, Giuliano Amato è stato Presidente del Consiglio dei Ministri in frangenti molto critici del nostro Paese. È stato anche Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, Presidente della Scuola Superiore Sant'Anna. In tutti questi luoghi si è sempre attivato con tenacia e lungimiranza per trasmettere cultura e coltivare l'eccellenza della ricerca. Professore emerito dell'Istituto Universitario Europeo, è stato vicepresidente della Convenzione Europea sul Futuro dell'Europa,
il Trattato di Lisbona reca inequivocabilmente il segno della sua conoscenza del diritto europeo, nonché della sua esperienza di comparatista, che nel promuovere l'integrazione non ignora la peculiarità degli ordinamenti nazionali. La sua intensa storia personale, che come ho detto è insieme istituzionale e accademica, è affiorata spesso nel dibattito collegiale. Perfino in modo qualche volta autoironico, non manca a Giuliano l'autoironia, ma sempre in termini costruttivi. Il presidente Amato ha dato ulteriore impulso alla comunicazione della Corte Costituzionale. Il suo eloquio chiaro e naturale ha consentito a un'opinione pubblica ancora più ampia di comprendere l'operato della Corte quale organo di garanzia e di apprezzarne l'apertura all'Europa e al mondo. Qualche esempio, ricavato da eventi recenti, ha dialogato con i presidenti delle due corti europee, la Corte di Strasburgo e la Corte di Lussemburgo, per saldare i legami e rafforzare un confronto su temi cruciali: la tutela dei diritti umani per i più fragili, la tutela delle identità nazionali nel pieno rispetto dello Stato di diritto. E ancora, colloqui sempre aperti con altre corti costituzionali, di recente con la Corte tedesca, e interlocuzione serrata con le conferenze europee e mondiali che radunano le corti costituzionali. Autorevole è stata la sua apertura alla società civile e alla cultura, forte l'impegno verso i giovani detenuti visitati nel carcere di Nisida e stimolati a guardare oltre. Altrettanto energico è stato il favore mostrato in un incontro recente qui in Corte perché si consolidi l'affermazione delle donne in magistratura. Meticolosa è stata la cura verso studenti giovanissimi delle scuole che sono stati ricevuti in questo palazzo nel Salone Belvedere per parlare di diritti degli animali, ma non solo di quelli. Poiché la storia di Giuliano Amato è, direi, patrimonio del discorso pubblico italiano ed europeo, di quella storia citerò solo pochissimi altri passaggi. Dirò che è allievo di Carlo Lavagna, è stato docente in varie università italiane e straniere e ha coltivato una molteplicità di temi e materie. Costituzionalista, comparatista, ha dato un particolare contributo alla riflessione sulla libertà personale intesa nella sua dimensione polivalente, quale, cito, situazione da tutelare in relazione ai poteri pubblici e privati che possono turbarla. Così si è espresso già negli anni 70 nel commentare l'articolo 13 della Costituzione. Della particolare attenzione alla tutela effettiva della libertà personale, diritto fondamentale della persona, si sente eco in molte delle sentenze da lui redatte, in particolare quando scrive di detenuti minorenni, affermando l'incompatibilità di preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari con le esigenze di individualizzazione del trattamento penitenziario connesse alla funzione rieducativa della pena. Ecco, con riguardo ai minori, la funzione rieducativa deve essere preminente rispetto alle finalità di prevenzione generale e di difesa sociale, perché strumentale anche alla speciale protezione dell'infanzia e della gioventù. Pertanto, nel dichiarare incostituzionale la disposizione che estendeva ai minorenni le preclusioni previste per i condannati adulti ai fini dell'accesso a benefici penitenziari, afferma che se già la preclusione all'accesso al permesso premio dei detenuti adulti responsabili di reati gravi ma non collaboranti impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione educativa della pena, nell'ordinamento penitenziario minorile, ecco, non può essere lasciato spazio a presunzioni di pericolosità di sorta, nemmeno se relative. La persona e la tutela dei diritti fondamentali sono al centro di molte decisioni. Ricordo che ne ha redatte 171, tutte scritte con stile asciutto, dal contenuto innovativo. Si occupa, questa decisione è molto nota, del cittadino straniero da ammettere allo svolgimento del servizio civile che, così scrive,
consente di realizzare i doveri inderogabili di solidarietà e di rendersi utile alla propria comunità e corrisponde allo stesso tempo ad un diritto di chi ad essa appartiene. Ecco, la nozione di solidarietà sociale è molto ampia in queste parole, proprio perché è orientata alla integrazione nella comunità di accoglienza, alla formazione della cittadinanza. Nel discorrere poi di terzo settore, un tema che gli è molto caro, valorizza il coordinamento nazionale di attività che si svolgono in ambiti di competenza sia statale sia regionale e dunque non possono essere definite materia in senso stretto. Ciò che conta è la condivisione di progetti che hanno finalità sociali, la loro concreta esecuzione. Ha detto, se non ho colto male, l'amministrazione che fa fare piuttosto che fare essa stessa. Guarda a chi avvia il percorso giudiziale di rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso, altra sentenza molto importante, per soffermarsi sull'identità, sul diritto meglio all'identità di genere, quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona. E nell'escludere il carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica, sottolinea l'individualità della scelta del percorso di transizione che deve comunque riguardare, cito, aspetti psicologici, comportamentali e fisici, al di fuori di rigide griglie normative, in considerazione della irriducibile, cito ancora, varietà delle singole situazioni soggettive. Inoltre, dopo la sentenza 286 del 2016, che nel riconoscere la possibilità di aggiungere il cognome materno a quello paterno di comune accordo fra i genitori, aveva rivolto un forte invito al legislatore per correggere la regola del patronimico divenuta intanto un anacronismo legislativo, ha condotto la Corte verso un'ordinanza di autorimessione delle questioni di legittimità costituzionale della norma del Codice Civile in ordine all'acquisizione del cognome paterno. Ecco, nelle parole dell'ordinanza di autorimessione si avverte l'urgenza di garantire la legalità costituzionale in termini di effettiva parità morale e giuridica dei coniugi e di pienezza dell'identità personale del figlio da intendersi quali presupposti per la salvaguardia dell'unità della famiglia. Giuliano Amato ha anche riversato in molte decisioni della Corte Costituzionale la sua competenza nel diritto della concorrenza e del mercato che si è consolidata negli anni in cui ha ricoperto il ruolo di presidente dell'autorità garante. E torna anche in questo campo il tema, che è molto presente nel suo lavoro oltre che nelle sue sentenze, dei poteri. E viene in risalto il dilemma delle democrazie liberali che attraversa la storia del mercato. Lo scrive in un libro in lingua inglese, apparso alla fine degli anni 90, basato su, se posso dire, splendidi seminari, perché ho assistito anch'io, tenuti all'Istituto Universitario Europeo nella Villa Schifanoia, e sulle lezioni svolte alla New York University, un libro di cui esiste anche una versione italiana, in cui mette a confronto il sistema europeo con quello statunitense. E lì si dice che l'esercizio della libertà economica non deve degenerare in abuso, il potere economico non deve essere negato ma limitato, la disciplina della concorrenza è lo strumento di realizzazione dei diritti e delle libertà, proprio perché è volta a correggere e prevenire gli abusi. Si vede come i temi coltivati dallo studioso si pongono poi con uguale incisività per il giudice costituzionale quando ribadisce il contenuto essenziale della competenza esclusiva statale nel tutelare la concorrenza, individuandolo sia nelle misure legislative di tutela in senso proprio, sia nelle misure di promozione che si connettono anche gli interventi dello Stato volti a incidere sull'equilibrio economico generale, che vuol dire ridurre gli squilibri e favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo degli assetti concorrenziali di mercato. Avevo chiesto qualche minuto in più, ma ora mi avvio a concludere. Giuliano Amato ha operato nel cuore, come ho detto, di alcune delle principali istituzioni, tra cui
la nostra corte alla ricerca di soluzioni meditate. Lo ha fatto senza mai smettere di essere professore. Al centro sempre i più giovani, la passione nella formazione di una nuova classe dirigente, la fiducia in una crescita collettiva. Nel libro che raccoglie le Alberico Gentili Lectures che ha tenuto qualche anno fa all'Università di Macerata, ha scritto: se ciascuno di noi sa bene qualcosa, per piccola che sia, cercherà gli altri e insieme agli altri potrà costruire un insieme. Riavvolgo il nastro di questo saluto e torno indietro, se Giuliano me lo concede, al 1962, quando parte con sua moglie Diana per studiare alla Columbia University, e da lì ritorna con lei, che lo ha sempre affiancato, consapevole e partecipe delle sfide affrontate insieme. Mentre esce dalla corte, lo rivediamo attraverso le immagini della sua intensa vita, che solo malamente ho cercato di rappresentare, lo rivediamo nell'Accademia e nelle istituzioni, ma non solo, perché imprevedibilmente lo leggiamo in un libro di favole, scritte per i suoi figli. Un libro con una copertina colorata molto accattivante che si intitola Il drago e la principessa. Ecco, un'altra immagine che voglio condividere con voi, che riflette lo spirito dell'uomo dedicato agli affetti, ma sempre vigile nell'insegnare, anche quando racconta favole, propone delle soluzioni. E infatti, al re insicuro e infelice, che non riesce a credere in sé e dunque a credere, lancia un messaggio. Un re deve imparare a essere più forte dei cattivi pensieri. Anche a noi, presidente amato, caro Giuliano, hai insegnato a essere più forti e anche per questo un grazie da tutti noi. Che epitaffio ci vorrà, un lastrone enorme, ma mi sono perso la patacca d'oro e ha capito che sto finendo il mandato ed è caduta. Vabbè, pazienza. Grazie davvero Silvana. Professor Falcon, la parola a lei. Mi dà fastidio. Presidente, illustre Presidente, solo l'occasione del suo saluto è complessa per natura, ma è divenuta ancora più complessa dopo che abbiamo sentito il bellissimo saluto che le ha rivolto la vicepresidente Sciarra. E da buon avvocato comincio col dire che faccio mie queste conclusioni, appropriandomi così. In realtà, naturalmente, pur non potendone indovinare i toni, i modi, sapevo che avrebbe tracciato un curriculum, un percorso, e quindi quello che saluto che rivolgerò cercherà anche di non tornare sugli stessi temi e di non essere ripetitivo rispetto alle cose bellissime che abbiamo già sentito. Ricordo che all'atto della sua nomina a giudice costituzionale, della nomina a giudice costituzionale di chi come lei, come è stato detto, aveva già svolto i più prestigiosi incarichi nel mondo italiano, ma anche nell'ambito europeo, e che per ben due volte aveva guidato il paese in tempi non meno difficili di questi, direi. Quindi un uomo
pieno delle sue capacità, un professore di diritto costituzionale, ovviamente non lo dimentichiamo, ma nel pieno della sua attività di potenziale guida delle istituzioni, tanto che qualcuno, non irragionevolmente, scrisse, manifestò il timore che con questa nomina si sottraesse in qualche modo qualcosa all'Italia, come se si prendesse una persona che poteva fare molto in un campo e lo si mettesse in un campo in cui queste capacità e potenzialità fossero in qualche modo compresse dalle regole del mestiere. Oggi, al termine di questo periodo di 9 anni, che credo sia l'esperienza di tutti quelli che l'hanno percorso, nasce lungo, lunghissimo, e progressivamente si accorcia e a un certo punto arriva il giorno in cui è finito. Noi certo rimaniamo convinti che il Presidente Amato, con le sue capacità ben dimostrate di comprensione politica e di guida politica, certamente anche in altro modo avrebbe potuto essere utile al Paese. Ma, partendo anche da ciò che sappiamo della Corte Costituzionale, che forse non era del tutto presente all'autore di quei timori, siamo ancora più convinti che la Corte ha trovato in lei una risorsa eccezionale e convinti dell'importanza del contributo che ha potuto dare ad una istituzione che certo per proprio statuto opera al di fuori delle scelte politiche, ma anch'essa affronta e risolve questioni vive e sensibili, sia che si tratti dei fondamentali assetti della forma di governo e dei rapporti fra le istituzioni comuni del centro e quelle proprie dei singoli territori, o che si tratti dei diritti fondamentali e dei doveri di solidarietà di tutti e di ciascuno. A tali questioni la Corte fornisce risposte, certo sono risposte filtrate dalle regole e dai valori costituzionali, risposte in un certo senso dovute, ma non perciò certo semplici da trovare, alle quali si giunge, e qui cito forse non testualmente le parole di una sua intervista fatta all'incirca un anno e qualche mese dopo l'assunzione di questa responsabilità sul mestiere di giudice delle leggi, un'intervista che si trova in rete e che è bellissima. A queste risposte si giunge, ci dice il Presidente Amato, con fatica, mano a mano, addirittura dice sgrossando nel cervello le idee come se si trattasse di uno scultore che scolpisce una statua e ne trae la forma. Solo che questa forma non la trae da solo, ma nella discussione e nel dialogo. Attraverso dunque quel quasi testuale citazione, chiarimento dei termini di un problema di vita in relazione alle norme che lo governano o lo dovrebbero governare. Attraverso quel chiarire e convincere nel quale lei indicava allora il cuore del compito del giurista. Risposte dovute, ma accade anche che una risposta unica dovuta non vi sia, potendo darsi diverse soluzioni, un tema evidentemente ben noto. Ma, e qui prendo poche parole dalla ordinanza che anche la vicepresidente Sciarra ha citato, questa ordinanza cruciale nella vicenda dell'attribuzione del cognome familiare, una vicenda poi che è simbolica perché incrocia, diciamo, il tema dell'identità personale, di ciò che uno è, che vuole essere, con il tema della parità di genere e anche con il tema di come si trasmette la società, no? Un tema veramente complesso e affascinante.
Anche in questo caso, in cui è chiaro che la regolazione del Parlamento sarebbe opportuna per il passato, per il presente e per il futuro. Anche in questo caso, ecco le parole della sentenza, la Corte non può esimersi, non può esimersi. Parole riprese poi dalla sentenza 131 del 2022 che ha tratto delle conclusioni da questa ordinanza di autorimessione. Non può esimersi dal fornire le risposte essenziali per la tutela dei diritti, questa non è una citazione, statuendo ciò che è dovuto e a tale scopo progressivamente precisando l'ambito che rimane riservato al legislatore. Attraverso quei cosiddetti moniti, anche qui un po' l'ironia già ricordata del Presidente Amato che molto spesso ci ha detto ma li chiamiamo moniti, ma attenzione non sono moniti come se fossero rivolti da un saccente superiore a uno scolaretto. Sono sollecitazioni, a volte anche molto intense sollecitazioni, rivolte al Parlamento come l'organo che in virtù della sua legittimazione democratica può risolvere in modo appropriato problemi molto complessi e anche spesso molto divisivi, ma che proprio per le stesse ragioni altrettanto spesso non riesce a farlo, comprensibilmente non riesce a farlo. E di qui è la Corte che passo passo cerca di... Le sentenze che sono state richiamate dalla vicepresidente Sciarra e le altre che potrebbero, altre su 171 naturalmente, altre potrebbero essere richiamate. Io ne ricordo un paio in cui il Presidente Amato era relatore di una causa in cui ero avvocato e che ricordo con particolare soddisfazione, forse in questo reso meno imparziale dall'esito. La 193 del 2015 sulla legislazione elettorale della Regione Lombardia e la 275 del 2014 sul premio di maggioranza nei comuni del Trentino Alto Adige. Ma solo per dire quanto fosse varia, diciamo, la tastiera dei temi su cui come tutti i giudici, ma in particolare il Presidente Amato ha espresso, diciamo così, le sue capacità. Tutte queste sentenze, anche questo è stato detto e accennato, mostrano anche in modo efficace il rapporto di interazione tra Costituzione e legislazione. I termini in cui la prima, la Costituzione, esercita il suo primato a fianco della legislazione, più che solo sopra la legislazione. Non so se questa immagine potrebbe essere condivisa. La legislazione, la Costituzione che non sta solo sopra come uno strato dominante, ma che sta a fianco e naturalmente pur rimanendo a fianco rimane distinta, però rimane anche arricchita dallo sviluppo della legislazione. Qualcosa è un fenomeno un po' più complesso anche della Gesetzeskonforme Auslegung der Verfassung, nota agli studiosi tedeschi. Tra le attività che da ultimo esercitate come presidente, che sono state anch'esse ricordate, da avvocato, quale sono, vorrei ricordare oltre alla conduzione agevole e talvolta ironica delle udienze, qualche volta a spese di qualche avvocato, l'introduzione di nuove regole per il loro svolgimento, lo svolgimento delle udienze, rivolte, se le ho comprese bene, a introdurre nella discussione forme di dialogo tra avvocati delle parti e giudici, anche se, come diretto interessato, sono rimasto preoccupato di fronte all'auspicio da lei formulato in una recente intervista, mi pare dal 31 marzo 2022. L'auspicio che nel nuovo sistema, come si dice nella Corte Suprema degli Stati Uniti,
l'avvocato che intraprende a disporre i suoi argomenti non riesca ad oltrepassare i primi 3 minuti per essere poi interrotto da una fitta pioggia di domande che indubbiamente non so se fanno chiarezza alla Corte, ma a lui fanno perdere il filo della discussione. Forse su questo accostamento con la Corte Suprema è riemerso un ricordo della bellissima monografia degli anni giovanili sul sindacato, sul riparto di competenze tra Stato e Regioni alla luce dell'esperienza statunitense. Signor Presidente, con particolare piacere le rivolgo, a nome degli avvocati del Libero Foro, questo saluto, che vuole essere un augurio per il futuro, ma prima ancora un ringraziamento per avere magistralmente svolto il compito di giudice e poi di presidente della Corte Costituzionale e per avere al tempo stesso, nella piena fedeltà a quel compito, quasi in modo meraviglioso, una persona che di valutazioni politiche ne aveva svolte, ma il presidente Amato è riuscito a essere l'esempio di ciò che deve fare una persona che ha il ruolo che ha. E tuttavia, al tempo stesso, nella piena fedeltà a quel compito, ha continuato ad esercitare con le parole e con gli scritti un elevato magistero di studioso e di uomo delle istituzioni, dando a noi e trasmettendo anche alle nuove generazioni i frutti migliori della sua esperienza e della sua intelligenza. Grazie, Presidente. Sono io che ringrazio. Donna Gabriella, a nome dell'Avvocatura. Penso che vada bene così. Grazie, considero un onore, ma sono anche lieta di associarmi a nome dell'Avvocatura dello Stato e mio personale alle espressioni di vivo ringraziamento rivolte dal Vicepresidente, professoressa Silvana Sciarra, e dal professore Gian Domenico Falcon per l'alto ruolo e la preziosa attività che ha svolto prima come giudice costituzionale, poi come vicepresidente e infine come coronamento di una prestigiosissima carriera come presidente della Corte. Brillante e prestigiosa carriera che è stata ripercorsa durante l'udienza, in occasione della sua nomina giudice costituzionale, all'udienza pubblica del 23 febbraio scorso, in occasione della sua elezione a presidente della Corte e anche oggi con tanta attenzione e tanta sensibilità da chi mi ha preceduto. Su questa quindi non mi soffermo oltre, se non per segnalare il grande prestigio e soprattutto mi piace sottolineare il fatto che essa sia sempre stata coniugata, mai disgiunta, da un rilevante impegno accademico in una funzione altamente sinergica. Sono stati ricordati i ruoli da lei ricoperti, mi piace ricordare quello presso l'Istituto Superiore di Sant'Anna di Pisa, che non si è mai reciso, un legame forte, intellettuale, quasi affettivo, e se posso anticipare, lei riceverà il 15 prossimo, in occasione della inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 della Sapienza di Roma, il dottorato di ricerca honoris causa in studi politici. Non anticipo la motivazione, così non faccio un'attività di anticipazione, però con una grande attenzione verso la sua eccezionale carriera anche accademica. La sua produzione scientifica, è stato ricordato, è stata vastissima. E non potendo quindi sottrarmi a qualche richiamo numerico, come impone la ritualità di questa cerimonia, ricordo anch'io che in totale ha redatto 171 provvedimenti. Ma nel ripercorrere non si tratta né di un elenco diacronico, di un elenco nemmeno di un elenco compilativo. Ci sono degli elementi costitutivi e ripetitivi di questa attività che possono essere ricondotti ad alcuni elementi fondamentali che sono già stati ricordati e che soprattutto riflettono ed esprimono il suo pensiero di giurista e di uomo delle istituzioni. E mi piace ricordare che la sua sensibilità
attenzione ai grandi temi e anche a quelli dei giovani, giustamente come è stato ricordato, si è manifestata particolarmente in occasione del concerto del 22 luglio, Il sangue e la parola, che è stato, si è svolto in Piazza del Quirinale, dove lei ha proprio spiegato nei giorni precedenti, in occasione della presentazione dell'evento, lei, signor Presidente, ha chiarito proprio qual era lo spirito e anche l'attenzione verso i temi trattati in quel concerto, perché ha detto che era l'intento di dare un'ulteriore evidenza proprio alla missione che la Carta Costituzionale ha affidato alla Corte. Così ha dato anche un chiarimento più ampio di quelli che erano gli scopi e anche i sentimenti che imperniavano questa manifestazione. Anche io ricordo la sentenza 131 del 2022, in particolare la famosa ordinanza del 2021 di autoremissione, autosollevazione, come ha chiamato qualche autore, ma soprattutto, per non soffermarmi su temi già trattati in argomento, direi che la decisione di recente è stata anche ampiamente commentata sotto un'altra angolazione, cioè quella di evidenziarla come un nuovo capitolo dei rapporti fra la Corte Costituzionale e il Parlamento, ritenendo che mentre la Corte compie in modo efficace e proficuo il compito che le è assegnato dalla Carta Costituzionale, non altrettanto fanno gli organi rappresentativi. E allora questo è un momento di riflessione, come dice l'autore, sulla rifondazione del ruolo del Parlamento, organo capace di mediare per decidere, e che bisognerebbe ripartire proprio da queste riflessioni per rendere ancora più efficace il rapporto dialogico tra gli organi costituzionali. Il tema delle pari opportunità è molto forte, l'avete ricordato. C'è stato anche un convegno a maggio che ha ricordato i 62 anni della famosissima sentenza numero 33 del 1960. Se non sbaglio, il redattore era il professor Mortati, che poi aveva un legame con Rosa Oliva, che è stata la prima donna a diventare prefetto. E giustamente in sede di commento si è detto che la strada fatta è stata tanta, però ce n'è ancora tanta da fare per rendere effettiva quella uguaglianza di genere che continua a trovare ostacoli per una piena attuazione. E vorrei ricordare che nel febbraio del 2021 c'era stato un altro convegno proprio su questo tema, e la vicepresidente professoressa Sciarra aveva presentato una relazione e aveva parlato di effetto farfalla, se non sbaglio, proprio per spiegare l'importanza di questa sentenza. E poi ci sono altre decisioni molto sensibili a temi, per esempio, di prestazioni assistenziali e previdenziali, la necessità di avere attenzione, ricordo la 263 del 2019, in tema di ordinamento penitenziario minorile. Come è stato ricordato, lei è andato per ben due volte al carcere, posso dire, modello di Nisida, perché quello è un modello che consente anche poi l'integrazione successiva di chi ha scontato la sua pena presso quel carcere. E proprio lei si è soffermato sulla necessità che bisogna dare piena attuazione alla funzione rieducativa della pena. E vorrei sottolineare anche come nella sua attività istituzionale, ormai, come è stato ricordato, la Corte ha un impegno sempre maggiore, direi ormai costante, verso le altre corti sovranazionali, e questo in particolare per l'avvocatura ha un grande significato, svolgendo noi le difese davanti alla Corte di Giustizia, alla CEDU e comunque dinanzi a tutte le giurisdizioni, Corte Internazionale di Giustizia, Tribunale del Mare, e quindi abbiamo una sensibilità ancora più acuita all'attenzione di questa progressiva, possiamo dire, assimilazione di modelli processuali. E le modifiche che sono state introdotte alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, in particolare gli articoli 10 e 19, costruiscono un modello di udienza molto simile a quello che già si svolge davanti alla Corte di Giustizia, al quale noi siamo, diciamo, abituati, con i quesiti posti agli avvocati in precedenza e un dialogo efficace durante l'udienza. E anche la regolamentazione dei tempi, per la quale c'è molta sensibilità e attenzione, senza ovviamente prevaricare il diritto di difesa. E vorrei ricordare anche che lei, signor Presidente, ha contribuito a superare il momento di difficoltà della pandemia, ripristinando le udienze pubbliche e lasciando quella da remoto solo come un caso eccezionale.
E d'altronde questo ormai è un'attenzione verso il bilanciamento dei diritti e degli interessi confliggenti e in una recentissima intervista, proprio credo il 6 settembre, ha commentato le recenti modifiche introdotte agli articoli 9 e 41 della Costituzione, dove è stato fatto entrare per la prima volta il concetto del cambiamento climatico. E sottolineando proprio come il grande tema di oggi sia quello dell'osservanza delle norme, come sia necessaria una cooperazione tra gli Stati perché tutti rispettino le stesse regole, e quindi diciamo che il tema ambientale si incrocia con quello della tenuta democratica e dei regimi autoritari. La coscienza ambientalista, come antidoto al nazionalismo, si intreccia con i grandi temi politici e ancora una volta con una grande attenzione alle giovani generazioni. Già in occasione dell'ordinanza 18-2021, proprio durante la conferenza stampa del 29 gennaio scorso, in occasione della sua elezione a Presidente, lei aveva sottolineato come fosse importante trasmettere e educare le giovani generazioni. E quando appunto il percorso si è compiuto con la sentenza 231 del 2022, i ventenni di oggi lei li ha definiti i garanti della Costituzione. Così si chiude anche il cerchio delle mie considerazioni. Sono partita dalla prima ordinanza del 2021, chiudo così. E sono sicura che tutte queste manifestazioni di stima e di considerazione che le abbiamo rivolto servono in qualche modo a mitigare quella, possiamo dire, vena di malinconia, quel retrogusto amaro che lei stesso ha espresso in occasione dell'intervista del 29 gennaio, quando, come ricordava il professor Falcon, il mandato di giudice costituzionale è molto lungo, dura tanto, impegna molto, ma poi finisce, e quando finisce lascia un po' di sottintesa malinconia e retrogusto amaro. Ma credo che noi oggi abbiamo contribuito a fargliela superare. Grazie, signor Presidente. Grazie di cuore, grazie a tutti, anche a quelli che sono venuti prima di me in questa corte, ai quali si deve quello che io stesso ho fatto. Vedo lì davanti il mio predecessore, grande presidente Giancarlo Coraggio, non vedo gli altri. E 9 anni, devo dire che sinceramente, visto che me ne vado, il mondo in questi 9 anni che ho passato alla Corte è cambiato, ma non è cambiato in meglio. Sono aumentati i conflitti fra gli Stati, dentro e fuori l'Unione Europea. Sono aumentati i conflitti entro le nostre società statuali, dove i sistemi politici si sono radicalizzati, in particolare sui temi valoriali e identitari, rendendo sempre più difficili soluzioni condivise attorno in primo luogo proprio a questi temi. E non parlo solo dell'Italia, sapete cosa accade anche in altri paesi. Ciò, come ben sappiamo, si ripercuote sul lavoro delle corti. Il lavoro che ci vede partecipi di trame comuni con le corti europee passa sempre più di frequente attraverso casi che mettono a dura prova le interpretazioni condivise, portano ad innalzare o a minacciare di innalzare barriere nazionali contro il diritto comune, danno attualità alla domanda che avremmo voluto lasciare sui libri, su chi abbia l'ultima parola, la Corte di Giustizia Europea o le corti nazionali, ove le seconde ricorrano ai controlimiti. Nel lavoro interno, i casi davanti a noi ci portano spesso sul crinale che separa la nostra giurisdizione dalle scelte che competono al Parlamento, ovvero a situazioni nelle quali le nostre stesse decisioni hanno bisogno per realizzarsi
di un conforme intervento parlamentare e in ambo i casi ci capita più volte di incontrare o il silenzio del Parlamento o voci discordi in esso che prevengono le scelte. Su entrambi i fronti noi questa Corte, ci siamo fatti guidare sinora da due bussole fondamentali, quella della collaborazione istituzionale come veicolo per consentire a ciascuno di esercitare le proprie responsabilità, tenendo tuttavia conto delle ragioni e degli stessi vincoli dell'altro. Il caso Taricco è stato un esempio illuminante delle potenzialità positive ai fini delle interpretazioni convergenti di questo atteggiamento. La seconda è quella dell'equilibrio nella ricerca delle soluzioni di nostra competenza, con bilanciamenti mai unilaterali fra i valori costituzionali di volta in volta in campo e mai traducentisi in soluzioni che evocassero l'apprezzamento etico-sociale riservato al Parlamento. Penso ai casi sullo sfondo dei quali c'era la maternità surrogata, di cui mai abbiamo messo in discussione il disvalore, sollecitando però il Parlamento a trovare soluzioni migliori di quelle esistenti per la tutela dell'interesse del bambino. Mi auguro e vi auguro di continuare lungo questi binari, nonostante le tentazioni che i tempi oggi sollecitano e che già qualcuno sta raccogliendo in campo europeo, la tentazione di affermare il primato del diritto nazionale su quello comune europeo non è solo di Polonia, Romania e Ungheria. In campo nazionale, le difficoltà decisionali del Parlamento proprio su temi nei quali premono esigenze non adeguatamente riconosciute di tutela cominciano a dar fiato o a ridar fiato a tesi che ritenevo ormai sepolte sulla giurisprudenza come fonte del diritto al pari della legislazione e sulla legittimazione che ciò avrebbe nella previsione costituzionale secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo. Se c'è una strada che porta delle situazioni innegabilmente difficili al caos istituzionale, questa è quella strada. No, la soluzione non è che ciascuno dei poteri profitti delle difficoltà altrui per fare ciò che gli pare pur giusto e che tuttavia tocca all'altro. L'esercizio responsabile e certo non timido del proprio potere è un dovere istituzionale, ma con il rispetto del suo limite, che è parte non rinunciabile della rule of law, dello Stato di diritto. Chiunque sia a non rispettarlo, l'esecutivo come il giudiziario. La Corte si è venuta attrezzando per affrontare sempre meglio le situazioni difficili e per valutare e rendere chiari nei modi più efficaci gli argomenti con cui arriva a decidere. Ha mutato le regole delle sue udienze, adottando il modello di quelle europee, non della Corte Suprema americana, anche se ho voluto mettere di mio pugno nelle regole predisposte che i giudici possono non solo porre domande al termine dell'intervento dell'avvocato, ma anche interrompendolo. Il numero di minuti è trattabile. Adottando il modello di quelle europee, che prevede comunque una riduzione delle relazioni e degli interventi già scritti,
a beneficio della dialettica fra giudici e avvocati. E guardate, c'è una sostanza nuova in queste regole di per sé processuali. C'è l'intento di lumeggiarle al meglio e di farlo in udienza pubblica gli argomenti e i controargomenti, in modo che di tale dialettica il più possibile la decisione sia poi figlia e non sia già solo per questo unilaterale e sbilanciata. Ha poi adottato la Corte una comunicazione più puntuale, più ricca, più estesa. Anche sotto questo profilo, tu se tien, del nostro rispetto della rule of law, delle responsabilità che dobbiamo esercitare e dei limiti che dobbiamo rispettare. Tutti rispondiamo ai nostri cittadini, tutti. È una responsabilità diffusa, avrebbe detto il nostro collega Giuseppe Ugo molti anni fa, che in quanto tale non ha modalità specifiche per essere fatta valere, ma c'è e mette in gioco sotterraneamente la legittimazione stessa di chi la viola. La comunicazione è ciò che serve perché i cittadini siano informati, capiscano, giudichino così essi stessi. Mi fermo qua. Non è un testamento, anche se ho parlato di epitaffio bellissimo. Ciò che ho detto nasce dal nostro lavoro comune. Entra in un diario di bordo che nella pagina di oggi registra solo il cambio del timoniere, non della rotta né della guida collegiale che la determina e che resta sperabilmente immutata. Grazie a tutti voi, lo ripeto, a voi del foro, a chi è presente, ai colleghi giudici, ai miei collaboratori diretti e a tutto il personale della Corte per quello che abbiamo fatto insieme.